L'Open Innovation Center della Penicina, situato nel comune di Romagnese, quindi proprio nell'Alto Oltrepò, quello più montano, ha l'ambizione di diventare un centro di ricerca e innovazione per le imprese e comunque il nostro sistema produttivo in generale. Abbiamo coinvolto al momento 4 università che lavorano e fanno sperimentazione appoggiandosi al centro della Penicina, ma collaborando con le aziende del territorio, sperimentazioni che riguardano l'agricoltura, in particolare la valorizzazione di varietà autoctone e antiche, sia di cereali che di vitigni. Poi abbiamo un aspetto formativo invece molto trasversale e di base. Questo è totalmente realizzato invece da Pavia Sviluppo, che è l'azienda speciale della nostra Camera di Commercio di Pavia. Siamo a Varzi, nella biblioteca comunale, perché è la terza giornata del corso sul no profit. La nostra attività si svolge un po' per semestre, quindi legate un po' sui corsi sulla creazione di imprese, sul marketing turistico, sul web. In tutto questo anno di attività abbiamo riscontrato comunque interesse per le tematiche e per le azioni che ha per lo sviluppo, che sono soprattutto legate alla creazione di imprese e all'orientamento sul mettersi in proprio. Fanno parte del partenariato che gestisce l'Open Innovation Center la Fondazione Adolescere, che è proprietaria della struttura e che ha messo a disposizione in parte sia per le sperimentazioni più scientifiche, quindi allestendo anche un laboratorio, ma tutte le sale per anche le attività formative. Ci troviamo presso il laboratorio che è stato realizzato grazie al progetto Attivare il Trepò Biodiverso presso la residenza Penicina. Ci troviamo proprio nello spazio adibito ai ragazzi che si occupano di ricerca. Vi illustrerò alcuni macchinari che sono stati acquistati grazie ai fondi del progetto, quindi una piastra che appunto servirà per fare valutazioni anche di tipo di caseificazione, microcaseificazione, un microscopio anche dotato di binoculare, quindi per vedere a diversi ingrandimenti quello che appunto è oggetto di sperimentazione. Abbiamo l'Università di Milano che si occupa prevalentemente dell'aspetto dell'allevamento, in particolare della vacca varzese, che è la razza autoctona che abbiamo su questo territorio e che va recuperata e valorizzata. Poi abbiamo l'Università di Genova che insieme anche a quella di Pavia si stanno occupando invece degli aspetti più ambientali e florovivaistici. Con loro si è fatto tutto un lavoro di realizzazione di display garden sul territorio. Un display garden, in realtà il termine sia un po' altisonante, un termine inglese, ma in realtà non vuol dire niente, è semplicemente un giardino che viene gestito per far conoscere meglio la flora del territorio. I display garden si collocano all'interno del progetto Attivare, in un'azione dedicata alla divulgazione di diversi attrattori che ci possono essere all'interno del territorio, e quindi si è deciso poi di dislocare questi display garden all'interno di diversi territori, dalla zona collinare alla zona montana. Le persone che riescono ad avvicinarsi a queste aree possono in qualche modo scoprire alcune piante che magari hanno già visto durante delle loro passeggiate nel territorio, e possono magari capire che la pianta non è semplicemente magari un'erbaccia, ok, ma ha poi un suo nome, una sua caratteristica. Magari da lì nasce la curiosità quindi poi di conoscere meglio il territorio e quindi di andare anche a esplorare le varie aree. Poi abbiamo l'Università di Pavia che lavora su due fronti, quello naturalistico ma anche quello geologico. L'azione in cui sono coinvolto con il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e con anche l'Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza fa parte delle azioni dell'Open Innovation Center. In particolare questo ambito della nostra ricerca si occupa del dissesto idrogeologico in relazione soprattutto ai vigneti. Il vigneto è una tra le pratiche culturali più diffuse nell'area del progetto e più in generale in tutta l'area dell'Oltrepò pavese. Il vigneto, oltre a essere molto diffuso, è stato anche in parte abbandonato negli ultimi anni nelle aree soprattutto più pendenti o nelle aree dove c'è stato una diminuzione del numero di popolazione, e quindi lo studio del dissesto idrogeologico nelle aree attualmente evitate oppure che sono vocate al vigneto
risulta essere di fondamentale importanza. E sulla base del fatto che la vite, con le sue radici, può garantire un apporto aggiuntivo alla stabilità dei terreni in termini di resistenza meccanica, cioè sostanzialmente la risposta che un terreno ha nei confronti delle forze che possono scatenare una frana, come ad esempio le piogge che cadono dal cielo anche in periodi limitati di tempo. Siamo presso il parco della residenza La Penicina, siamo nei pressi di un prato fiorito, uno dei 4 prati fioriti che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Attivare oltre po' biodiverso. L'intento dei prati fioriti è quello di provare 3 diversi miscugli che sono stati scelti anche un po' per diciamo provare diverse tesi. Gli obiettivi che ci hanno portato a provare questi prati fioriti è stata quella di diciamo fornire un attrattore ecoturistico, un'altra parte invece era quello di offrire invece per la parte più magari montana e quindi di alta collina una multifunzionalità dell'azienda agricola che magari con questi miscugli potrebbe anche fare un'azione di diciamo mantenimento del paesaggio e del territorio e anche magari si possa specializzare nella produzione di miscugli adatti alle diverse fasce altitudinali, magari poterne ricavare anche un piccolo compenso economico e quindi poter mandare avanti la propria attività diciamo multifunzionale e sempre di presidio sul territorio. Un'altra azione che fa parte del progetto Attivare nella parte B2.4 è stata quella di realizzare alcuni vigneti collezione, anche questi a diverse fasce altitudinali, e in modo tale appunto di vedere come diversi vitigni autoctoni e diciamo commerciali più di grande diffusione a livello mondiale si comportano alle diverse altitudini. Questo anche in funzione degli ampi cambiamenti climatici che ci sono in corso e che si stanno sempre più accentuando negli ultimi anni. Stiamo monitorando appunto come le barbatelle che vengono impiantate si stiano adattando alle diverse situazioni pedoclimatiche e anche quanto possano essere diciamo utilizzabili dal punto di vista anche organolettico e dei profumi le diverse uve che verranno raccolte per anche effettuare delle microvinificazioni per le aziende che appunto si stanno occupando della gestione di questi vigneti collezione. L'azione B2.1 stiamo approfondendo l'aspetto delle coltivazioni proprio dal punto di vista agronomico e sono in saggio una coltivazione quindi antica come l'antico mais sottofile. Oltre alle valutazioni agronomiche, alcune aziende che si sono già sentite pronte dopo il primo anno di sperimentazione hanno già iniziato per il secondo anno, quindi per il 2018, a impiantare anche quasi in maniera semi-autonoma la coltivazione e alcuni agricoltori hanno già iniziato a produrre delle loro farine e magari già a trasformare in biscotti, diciamo comunque in prodotti trasformati questo mais. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.